Ben ritrovati. Questa sera voglio parlarvi di un libro che io ho trovato semplicemente stupendo, ragione per cui voglio raccomandarvelo caldamente. Si tratta del primo romanzo pubblicato in Italia di Antonia Hodgson. Innanzitutto, che Antonia Hodgson è una scrittrice inglese, è nata nel Derbyshire nel 1971, laureatasi in lingua e letteratura inglese presso l'Università di Leeds, e da oltre 15 anni caporedattrice presso una importante casa editrice inglese, appunto. La sua specializzazione universitaria l'ha portata a, diciamo, entrare nello studio approfondito dell'età delle re georgiani inglesi e della dinastia Hanover. Infatti, il primo romanzo pubblicato in Italia per i tipi Newton Compton, Il misterioso caso di Samuel Flitt, è appunto ambientato nel 1727, nel momento in cui muore Re Giorgio I di Hannover e, scusate, si sta per celebrare l'incoronazione del suo discendente, ossia Giorgio II. Ebbene, la storia. Siamo appunto a Londra. Nel 1727 le persone che cadevano nel reato di essere debitori venivano processate e imprigionate. Le prigioni a quel tempo non erano statali, o per meglio dire, le prigioni erano sì della corona, ma venivano gestite da privati che ovviamente facevano il bello e il cattivo tempo. Ragion per cui vessazioni, violenze, soprusi a non finire e soprattutto sete di guadagno illimitato, smodato. Ci troviamo appunto in questa situazione quando il nostro protagonista, che si chiama Tom Hawkins, viene arrestato. Viene arrestato perché? Perché lui deve 20 sterline tra il padrone di casa e altri debiti. Lui riesce con un colpo di fortuna inaspettato a vincere 10 sterline giocando d'azzardo, perché purtroppo lui ha questi vizi, le donne, il bere e il gioco d'azzardo. Malgrado lui sia figlio primogenito di un pastore protestante che aveva desiderato per lui la vita clericale, lui ha abbandonato la famiglia, anzi è stato ripudiato per questo suo modo di intendere la vita dal padre, e si è trasferito a Londra dove ha iniziato questa vita di dissolutezze. Ebbene, lui, tutto felice di aver guadagnato queste 10 sterline, fa per tornare verso la sua abitazione, quando in un vicolo viene aggredito e derubato. Ovviamente non è più in grado di restituire nemmeno quella parte di debito che gli eviterebbe la prigione. Ecco che perciò viene arrestato, scusate, qua mi cadono cavi e cavetti dappertutto, viene arrestato e condotto nel carcere di Marshalsea. Marshalsea si trovava nel distretto di Southwark, che adesso è parte integrante della città di Londra. Una volta era considerato un paesino alle porte della città stessa. Ebbene, nel carcere appunto di Marshalsea ci sono delle divisioni, cioè la parte diciamo dei nobili, l'ala nobile e l'ala proprio dei poveri. Il carcere di Marshalsea però non è da intendersi come le strutture carcerarie odierne, quindi non ci sono celle, sbarre, tutto. No, era praticamente come una cittadella nella città. Erano praticamente delle case, casupole, palazzotti più o meno fatiscenti, addossati l'uno all'altro, rinchiusi da quest'alta cerchia muraria. Ebbene, il nostro protagonista, Tom Hawkins, varca il cancello di questa prigione ed è
completamente disperato, anche perché sa benissimo che senza denaro non ci si può mantenere in questa carcere, perché il carcere non passa praticamente alcunché. Ti devi pagare l'alloggio, ti devi pagare il cibo, ti devi pagare tutto. Suo caro amico, fin dai tempi dell'infanzia, Charles, gli dà qualche soldo per iniziare a tirare avanti, ma Tom è distrutto, è disperato. Viene però avvicinato da alcune persone che gli fanno sapere che poco tempo prima, sempre nel carcere di Marshalsea, è stato assassinato un ex ufficiale. Hanno voluto far passare questo omicidio come suicidio. Ma così non è stato. E la vedova, che ancora vive all'interno di Marshalsea, chiede che lui intervenga per scoprire chi è stato l'esecutore materiale di questo omicidio. Ma chi è Samuel Flint, il personaggio che dà il titolo a questo romanzo? È un prigioniero del Marshalsea che inviterà Tom a stare con lui nella sua stanza. Si farà anche carico di alcune spese di sopravvivenza, ma avrà sempre un atteggiamento molto ambiguo nei confronti e di Tom e di tutta la situazione. In questo libro possiamo ritrovare perfettamente quelle che sono le atmosfere di Charles Dickens, la descrizione, scusate, delle miserie umane che le persone dovevano sopportare in questi frangenti. Su tutto gravita questo manto pesante di dolore, disperazione, e poi sporcizia, e poi malattia, topi, febbri tifoidee, violenza gratuita, meschinità senza ogni dire. Ebbene, il nostro protagonista, Tom Hawkins, passerà attraverso delle prove indescrivibili, eppure arriverà alla fine, malgrado dovrà sopportare violenze fisiche e morali che spezzerebbero la maggior parte delle persone, alla soluzione del caso. Cosa è successo veramente a questo ex militare? Chi lo ha ucciso, con la complicità di chi e per quali motivazioni. Questa sua ricerca, però, che sarà costellata da infiniti colpi di scena, fatti di voltafaccia, tradimenti, meschinità, segreti nascosti, morti misteriose che continueranno ad accadere. Chiedo scusa, no, un po' di mio solito raspino serale. Ci si ritroverà alla fine ad avere sì il finale della storia, la soluzione del mistero di Marshalsea, ma rimarrà il ricordo di tutti i patimenti fisici e morali che avrà dovuto subire Tom Hawkins. Un personaggio molto bello perché, fate conto, ha 25 anni, quindi un giovane uomo anche di bella presenza, di bell'aspetto, che in 4 giorni, perché 4 giorni durerà la sua prigionia nel carcere di Marshall, verrà spezzato nell'anima, verrà distrutto, verrà annichilito e verrà portato sull'orlo della morte fisica in più occasioni, e per violenza e per malattia, perché anche solo 4 giorni lì dentro lo devasteranno in maniera terrificante. È molto bello questo romanzo, credetemi, a parte l'indagine che lui affronta con la presenza di Samuel Flint, che è un personaggio molto conflittuale. Ci sono momenti in cui piace, ci sono i momenti in cui lo si odia, perché è una persona che non racconterà fino all'epilogo finale
la sua verità, il suo essere persona rinchiusa in questo carcere. Ebbene, c'è ritrovare il piacere di leggere un romanzo che ha proprio l'atmosfera dei romanzi di Charles Dickens. Lo stesso padre di Charles Dickens venne rinchiuso per debiti proprio nel carcere di Marshalsea. Quindi è un'atmosfera che, per chi ha letto per esempio La piccola Dorrit, si ritrova facilmente. Questa cittadella nella città, dove è una specie di girone dantesco dei dannati, dove uomini nella notte urlano per il dolore, la disperazione, la follia alla quale vengono portati da queste violenze, ripeto, non solo fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche, alle quali vengono continuamente sottoposti. Bellissimo romanzo, veramente. Io vi consiglio Il misterioso caso di Samuel Flint di Antonia Hoxton, pubblicato da Newton Compton e reperibile anche in formato ebook. È veramente stata una scoperta incredibile per me. Io lo avevo sul tablet da un po' di tempo, anzi, a dire la verità, era sul mio secondo tablet, quello che uso meno. Poi per una serie di circostanze mi sono trovata a riutilizzarlo, ho scorso l'elenco dei libri registrati e ho visto. E l'ho iniziato così, tanto ne sono rimasta conquistata proprio per lo stile narrativo, per il personaggio del protagonista e per tutta la vicenda che si fa sempre più fosca, intricata e alla fine con un colpo di scena pressoché inaspettato, cioè il momento in cui Tom realizzerà chi è stato il complice dell'assassino di questo soldato. È lo stesso momento in cui lo realizzerà anche il lettore, non c'è la possibilità di capirlo prima. Ci si sta a scervellare su chi potrebbe essere stato, ma non ci si arriva. E alla fine è una rivelazione in contemporanea. Tom e il lettore che realizzano in un lampo chi è il complice e chi è l'oscura presenza che ha portato tanto male nella vita di molte persone rinchiuse nel carcere. Torno a dirvi per l'ultima volta il misterioso caso di Samuel Flint di Antonia Hoxton, pubblicato da Newton Compton, un libro veramente che va al di là del racconto giallo, che poi non è un giallo, è un mistero, così, ma più che altro che fa molta presa sul lettore è tutta l'atmosfera, la descrizione di questi personaggi che sono costretti loro malgrado a convivere in un posto molto limitato, non solo a livello fisico, ma soprattutto a livello spirituale. È tutto lì dentro, tutto, sembra che tutto il male del mondo sia racchiuso tra quelle mura invalicabili. Io con questo spero di avervi dato un'indicazione per un libro veramente interessante, che esula un po' dal solito genere, ma che merita sinceramente di essere conosciuto. E io mi auguro che anche gli altri due libri scritti dalla Hoxton vengano presto pubblicati in Italia, perché è una scrittrice che davvero merita di essere conosciuta. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, un bacione e il mio arrivederci, a presto, ciao.